pioggia, è una settimana che piove sempre, non siamo No, abituati. ma oggi soprattutto fa proprio È freddo, ma a freddo, parte il... umido, sì, si umido, sente, freddo oggi e si sente. pioggia. Come si dice, ti viene l'apocondria, che Falla questo spiegare. termine poetico napoletano, apocondria è un misto di È malinconia. l'ipocondria. No, Non è no, l'ipocondria, no, no? l'apocondria, no, È perché malinconico, è triste. la malinconia, sì, è la tristezza, la malinconia di quanto ti manca qualcosa, apocondria. Perché è tutto Allora, grigio, perciò è senza un colore. termine che sta in una canzone famosa di Pino Daniele, quindi poi si è sdoganato, è diventato Sì. d'uso. Allora, Quindi iniziamo a salutare. siamo partiti con la domenica del piccolo, come il piccolo vocabolario della lingua napoletana. Certo, Quindi ma abbiamo prima fatto o il poi battesimo. farò le lezioni di napoletano. Vediamo quante persone aderiscono a questa idea delle lezioni di napoletano. Mi Allora, credo. salutiamo Rosalia che ci dice subito con che cordino, con il cordino, che uncinetto si può usare? 4, 3 e mezzo, 4. Ecco, a seconda poi del cordino e anche Un po' della tua mano, della tua poi. mano. Salutiamo Emanuela, Patrizia, Silvia, Gabriella. Vediamo poi. Sono tantissime, Rosalba, Anna Maria, Maria Paola, Alfonza, buonasera e benvenuta Alfonza che finalmente sta a casa. eh? Un Siamo grande molto, bacio. molto contente di poterti leggere. Orietta, Ida, Stefania. Vedi, Oh, Dina è guarita? Sì, si è ripresa, si è sono ripresa. guarita. Sì. E chi mi Era ammazza? proprio KO Sì, domenica. stavo proprio allucinata. Allora, poi la nostra Alessandra, Assia, Marisa, Domenica Antonellina che si augurava che fossimo insieme. Infatti, Ci siamo insieme. siamo, Un ci bacio siamo. fortissimo a Elena, Luisella, Monica, qui a Macerata, gran freddo, ma niente Ah. neve. Noi Allora, abbiamo il Vesuvio col cappuccio bianco invece, sì, che pieno per noi è pieno di sempre neve. uno stupore perché dura massimo 24 ore e poi... Invece sta E invece durando. oggi resiste, resiste. Barbara, poi salutiamo Vincenzina, Delia, Lucia, Raffaela, Debora, Irene, non ripeto i nomi che già ho letto. Apocondria si dice anche a Pescara, bene. Bene. Elena, buonasera, Teresa, Rosanna, Rossana, Rosanna, no, Rosanna. Allora, Maria Rosa, Mirella, Lucia, Elena. Poi Daniela, ma quanti ne siete? Laura, la C'è Lauretta nostra. pure. Sì, Silvia, grazie, Mirella. Allora, c'è il tutorial, fa freddo, c'è il tutorial. Sì, mi state rispondendo e domandando da sole. Allora, poi, Qui, senza qui, fare qui, guai, qui, qui. senza fare guai, andiamo qua e guarda. Allora, allora, computer, ecco qua. Ecco qua. Allora, poi la nostra Lauretta 2, Giovanna, Monica e Milena. Buonasera anche a Milena. Allora, salutiamo la nostra Rita che è tornata finalmente per un po', è stata assente insieme a tutti i suoi animaletti. Salutiamo Ombretta, Retta, un grande bracio a Ombretta pure Renata, lei, Renata, tutte le mascotte del gruppo, tutti i piccioncini Daviduccio, piccolini nostri. Sabrina, Sabrina. Sì, E sì, sì, poi sì. salutiamo le persone che collaborano con noi, la nostra Elena con il suo canale Elena Fili e Filati, la nostra Monica con la sua pagina Piccole Idee di Monica, E trovate anche il anche canale il si chiama così. canale, Vincenzina con Un'idea nelle mani di Vinca, Creazioni Gio di Giovanna, quindi spero di non aver saltato nessuno. Abbiamo anche altre persone che si collegano, Maria Rosa, Giuseppina, Ci ok, sono un po' allora. tutte. Già siamo tantissime, sono solo 4 minuti che abbiamo iniziato. Bene, Sì, sì, iniziamo a sì, sì. bomba. Diciamo che ci riscaldiamo a vicenda, come dire. Abbiamo la stufa però, perché veramente fa freddo un qua. Anna Maria, eccomi. Ecco qua. Sì, Allora, abbiamo appena non iniziato. so se qualcuno ci ha fatto caso, ma è uscito un nuovo tutorial. Avevamo lanciato la settimana scorsa, no, il contest Hashtag. hashtag Feltro Bag, quindi dobbiamo, chi vuole naturalmente partecipare, creare una borsa con la scocca in feltro. Potete scegliere qualsiasi delle nostre fodere, sia quelle preformate da 4 e 5 euro,
cioè la piccola e la grande, sia quelle artigianali che sono senza manici, e quindi poi ci potete mettere il manico in pelle, il manico in bambù, a seconda di quelle che sono i vostri desideri. Può partecipare qualsiasi fodera, perché mi hanno chiesto, ah, solo quella che hai usato tu? No, qualsiasi fodera, la piccola, la grande, la grandissima, quindi la scelta, quella che volete, insomma. A voi, veramente, la scelta. Vi aspettiamo numerose, perché anche l'anno scorso facemmo un bel video di riepilogo. Bene bene, veramente tante borse, tanta fantasia. Questa settimana io ho voluto iniziare subito con una borsa, perché poi una volta che ho lanciato l'idea era giusto che fossi tra le prime a presentare il progetto, quindi è uscito ieri il tutorial della borsa quadrotta, che ora vi faccio vedere. Allora, bisogna partecipare perché è troppo divertente, poi io la uso per i lavori, mi piacciono un sacco le borse in feltro. Allora, ciao, che bello vedi. Ritrovarvi insieme. Ciao Alessandra, sì. Ho lasciato tutto per fare la feltro bag, brava Laura. Bisogna partecipare perché è divertente. Buonasera a tutti e buona domenica. Ciao Alessandra e anche la nostra Edwige, ciao. C'è Sabrina. Che sarebbe Nicola. Ok, perfetto. Allora, si è attaccato anche un altro tutorial. Allora, ecco qua. La filtro bag, spero si veda bene, che è un lavoro facile, anche molto divertente, perché poi una volta fatte queste strisce, penso che si riesca a vedere, diciamo il tutto sta nell'assemblarle. Io ho scelto due filati, il Renovo e il filato Cipria. La cosa carina, e poi dopo che ho fatto il progetto, è stato fare il calcolo di quanto costa, e tutta la borsa volendo mi viene 21,50 euro, 21,40 euro, manca a comprarla, voglio veramente dire, meno di quando la compri. Sì, nulla, quasi nulla, e quindi è anche molto molto portabile, anche a spalla. Io ho scelto la fodera piccola, ecco qua, piccola non tanto, perché sono 25 x 30 centimetri, 25 x 30, c'è una misura più grande che è il 30 x 40, che ha anche i manici più lunghi. Bastano due gomitoli di Renovo, in realtà uno e mezzo, e un gomitolo di Cipria. Ho scelto, vi ho detto, la borsa in feltro da 4 euro, la piccolina da 25 x 30, e il risultato è questo. Il tutorial è spiegato passo passo, infatti è un po' lunghetto, ma alla fine diciamo è scorrevole, perché sono tutti passaggi molto molto facili da seguire. Allora, che ne dite? Mi piace assai assai, dice Laura. Grazie. È meravigliosa, Dina, sei bravissima, davvero stupenda, bella, bellissima. Anche gli... Aspetta, sopra, non sono riuscita a leggere. Sale un po'. Dov'era? Chi era? Me la sono persa. Che bella, il quadrotto è fighissima. Anche gli indossi, che bella, anche gli altri indossi, era quello, il messaggio, ecco, non l'avevo letto bene. Sì. Allora, poi che bella, Dina. La sto facendo con il punto della stola Incanto, fatta con il Tover, brava, wow. Bella idea. Poi vediamo, stupendo. Ma allora non spoilerano niente, ci hai fatto caso? Ma dove stanno le vostre filtro bag? State ancora lavorando? Ho visto un po' gli ingredienti di Laura. Laura mi ha fatto vedere gli ingredienti e mi piacciono, ma poi le altre lo stanno facendo zitto. Non spoilerano. Poi io vengo a casa di ognuno di voi, scatto una foto. Salutiamo anche, aspetta, anche Anna Biaggini che si è collegata. Complimenti, veramente bella, grazie, bellissima, bella, è una cosa un po' diversa dalle mattonelle solide, infatti sì. È un po' un'evoluzione, no? L'anno scorso andavano per 2-3 anni, anzi sono andate molto forte le mattonelle, ora quest'anno, già in estate un po' si sono viste queste strisce, però erano fatte appunto basso, molto semplice. Ho voluto fare un po' una variante utilizzando questo punto riso, che poi è facilissimo, e mischiando un po' il tutto con il punto Cipria, ma l'idea è un'idea di base, poi voi potreste fare colori contrastanti dello stesso filato, fare più strisce magari con il Cipria, veramente poi si può personalizzare al massimo. Allora, avete sempre belle idee e non troppo complicate. Monica scrive, non lo saprai mai, poi Laura mi dice, guarda il telefonino, che non solo gli ingredienti, poi vado a vedere, ho lavorato in questi giorni, non ho fatto caso. Bellissima, Dina, ma non sembra proprio semplice, è facilissima, perché Rosa, guarda, alla fine bisogna costruire delle strisce
fatte queste strisce, che in orizzontale sono 5, in verticale sono 7, no? Perché abbiamo utilizzato il multiplo di 5. Come la pastiera. Bravo, come se volessi incrociare le strisce della pastiera. Hai mangiato poco? Mangiato al lavoro, tengo fame, infatti. Pensa al cibo. Una volta fatte le strisce, si incastrano, si crea il rettangolo, metti tanti marcapunti e poi ci fai un giro di punti bassi attorno. È una stupidaggine, veramente. Guarda, sui laterali ho ripreso il punto riso per non fare una cosa monotona, no? Fatta solo di punti bassi. E devo dire la verità, ho rivestito anche i manici, che veramente, diciamo, danno un'idea di completezza, di rifinitura. Quindi alla fine, vi ripeto, erano rimasti 2 metri, erano rimasti 2 metri di cipria. Ho fatto una catenella lunga lunga e ci ho fatto il fiocchetto, ma giusto bello, perché era peccato praticamente lasciarlo, buttarlo, così lasciare 2 metri non utilizzati. Quindi vi ripeto, bello, facile, tutto sommato veloce, perché una volta fatti i pannelli non ci vuole niente a fare la base, i due laterali. Guarda che filo si cuce in modo molto semplice, vi faccio vedere anche come cucire per farla venire bella ordinata. 21,50 euro più o meno la spesa, quindi non è, diciamo, assolutamente non è impegnativa. Allora, chi è Ingrid? Sto finanziando il mio mondo, bellissima la borsa, c'è la maglia di mercoledì che porta Gertrude, sì, l'abbiamo fatta indossare a Gertrude. Oggi abbiamo un sacco di cose. Tra l'altro, mi diceva Anna Maria, ma si può utilizzare anche un'altra fodera con la cerniera? Certamente. Naturalmente, vi fate un attimo il conto, faccio l'esempio. Se per esempio abbiamo la fodera che è 28-30x36, vi farete le strisce in base a quella che è la grandezza. Se abbiamo la fodera, quella la midi, che è circa 30x30, vi fate le strisce, non sarà più rettangolare, saranno quadrate. Quindi sì, voglio dire, cambia poco. Vi fate un pochino il conto e poi, se pure venisse un centimetrino più grande, non cambia niente. L'importante è che ci abbiamo il sostegno dentro. Eh sì. Allora dice Vincenzina, bravissima Dina, non si butta mai niente. È piaciuta l'esclamazione mia, come la pastiera. Quindi quando andrete a cucire, pensate a me come la pastiera. Belli manici ricoperti, sempre molto chic. Sì, e come diceva mio padre, le rifiniture fanno poi tutto il lavoro. È vero, è vero. Ed è vero così, eh? Sì. Sono pure, allora, quelle che ti fanno patire un po' di più, però la borsa, rifiniscono bene. Diciamo, perdi un po' di tempo. Perdi le cose piccole, non so perché io pure perdo sempre tempo con le cose piccole. A parte la borsa, diversa dalle altre, per me siete state una scoperta. Comunque i vostri filati sono più belli dal vivo e voi siete sempre disponibili anche al telefono. Grazie, che carina, Gabriella. Grazie. Come li hai chiusa? Allora, non l'ho chiusa proprio perché andavo di fretta. In realtà ci avrei messo un bottone. Volendo, si può fare anche, diciamo, una striscia praticamente, mettere la cerniera, però sinceramente portando la spalla è abbastanza chiusa. Un'altra idea potrebbe essere anche quella di mettere un gancetto fatto stesso con la lana e mettere un bel bottone qua davanti. Io andavo di fretta perché dovevo fare il tutorial, quindi ho detto me la lascio così, perché i nostri, lo sapete, sono sempre prototipi, però ci sono tanti modi poi per chiuderla. Non toglie che anche voi potete aggiungere bottoni, chiusure lampo, insomma, come meglio preferite, come meglio le indossate, perché poi ognuno ha il suo modo di portarle le borse. Io con tutte le chiusure lampo le lascio sempre aperte. Voglio vedere, aspetta, no, questa no, voglio vedere il gilet indossato, fa troppo freddo. Chi è che mi chiede questo? Sto poco bene, non posso. Allora, ma hai messo qualcosa per tenere il fondo aperto? No, dentro c'ho, diciamo, delle cose che ho trasportato, in particolare c'ho dei ferri, però il fondo è già rigido di suo, ecco, naturalmente. Poi deve prendere la forma. Quando vengono vendute sono schiacciate per questioni di spazio, poi ci dovete mettere la roba dentro, come tutte le borse si allarga. Non è morbida, sì. Cioè nel senso che, vedete, si sente il fondo sotto. Allora, che bello Dina! C'era qualcuno, c'è Giussi che ci saluta, Anna Maria Begrostata, buona serata a tutto il gruppo. Che bello. Hai messo qualcosa? Ok. Te la faccio vedere anche dentro, che io faccio questo solito giro a punto alto per incollarla, perché su questa fodera qua, che è quella là,
con i manici preformata, diciamo industriale, il feltro è un po' più duro, quindi io diciamo preferisco incollarla sia con la colla a caldo, va bene, sia con la colla quella delle scarpe, della pelle. Quando invece utilizziamo le fodere, la midi, la shopper, la pochette, la patellina, che sono le fodere nostre, la scegliamo noi il feltro, che è molto più morbido, anche se è consistente la borsa, però si riesce a bucare facilmente con l'acqua, allora preferisco cucirla. In questo caso qua è praticamente incollata, quindi anche in questo un lavoro molto veloce. Ci ho messo un paio di pomeriggi, 2-3 pomeriggi per farla. Ah, Laura, guarda che fa, per tenerle aperte ci mette un rettangolo di plexiglass, penso, di cartone ritagliato. Anche questa è pure un'idea, brava. Allora, dice Ingrid, quali sono le misure della borsa? Questa è la misura piccola, 25x30, quindi il materiale che è un gomitolo e mezzo di filato Renovo e un gomitolo di filato Cipria vanno bene per la misura piccola. In realtà per fare la misura più grande dovreste prendere solo un altro gomitolo di Cipria, perché vi rimane mezzo gomitolo di Renovo, quindi per la misura grande c'è bisogno eventualmente solo di fare qualche striscia in più con il filato peloso, a meno che non cambiate completamente filato e dopo vi facciamo vedere un po' di abbinamenti. Allora, dice Monica, lei ne ha fatta una grande per mettere i ferri dentro, ma in settimana sul nostro gruppo, ora non mi ricordo chi l'ha pubblicata, ha regalato questa copertina nascita con questa borsa poi decorata con gli orsetti vicino. Ed è veramente molto, Elena, bella. Ah, Elena l'ha fatta, veramente un bel progetto ha realizzato. Ci consigli degli abbinamenti? Ora li facciamo vedere, così mano a mano vediamo i filati e li creiamo insieme gli abbinamenti. Da fare su subito, vi abbraccio da Messina, grazie Giuseppina. Si può fare con Tinia e Evelyn? Bella l'idea, naturalmente. Nel tutorial io utilizzo, se non sbaglio, l'uncinetto 6,5 e faccio 6 giri per raggiungere la fascetta di 5 cm. Se utilizzate il Tiglio, il Evelyn, il Merino Soft o filati comunque più sottili, naturalmente non farete più 6 giri per raggiungere l'altezza di 5 cm. Di 5 cm farete 7-8 giri, poi vi regolate voi. Però essendo che dovete fare delle striscette, regolatevi una volta che conoscete i centimetri. Io sono partita con 40 catenelle per la base, vuol dire che voi ne farete 50-52. Alla fine, diciamo, non è difficile trovare la proporzione. Sì, quindi va bene, sì, già. Sì. Allora, che vogliamo fare? Vogliamo far vedere prima gli abbinamenti? O no, facciamo vedere anche il... Ok, parliamo anche del gilet. Sono curiose! È stato un parto lungo, diciamo, il gilet di mercoledì. L'ho lasciato diverse volte, quindi non è lungo come lavoro, ma è solo perché è stato lasciato. A me piace preso, un sacco! Allora, veste benissimo, garantisco io, fa freddo, non ce la faccio a metterlo. Perché comunque senza maniche. È senza maniche, sono un po' già raffreddata, è meglio non rischiare, ragazze. Allora, questo è il famoso gilet di mercoledì, che in pratica replica una scacchiera bianco-nera. Aspetta, ciao Francesca, da Palermo è la prima volta che ci segue, un bacio! Ah, ciao, benvenuta allora! Viene lavorato con due rettangoli che poi vengono cuciti tra di loro. Ok, si parte dalla scacchiera e poi vengono cuciti questi due rettangoli. Ovviamente poi faremo delle diminuzioni per fare il collo a V, ma non ci sono diminuzioni qui per la manica. Ok, in realtà io faccio un contorno poi alla fine di un giro di mezza maglia alta per fare questo bordo, perché mi piaceva incorniciare all'interno direttamente i primi punti che iniziavano della scacchiera. Ok, quindi non parto soltanto con la scacchiera, ma poi mi allargo nel laterale, rifinendo il tutto con la mezza maglia alta. Ecco, guardate che bello come fine sul laterale, bellissimo. Questo vi aiuta anche quando poi andate a cucire, quando ci sono le fasce, le righe, gli scacchi. È difficile poi trovarvi, magari, se non prendete bene le misure, con far combaciare scacchiera con scacchiera, ok? Quindi questo qua, questo sacco, vi aiuterà anche a coprire se avete fatto qualche errore di conteggio nei giri, oppure non riuscite a cucire i punti perfettamente che combaciano l'uno con l'altro, vi può capitare, e questo è un po' un salvataggio. A me piaceva invece corniciare all'interno tutta la scacchiera e dare questa fascia nera laterale. Che mette in evidenza la scacchiera. Sì, che vi dà poi quello stacco con la parte centrale. E poi diciamo il nero spina. Il nero sfina, perché poi questi a scacchi, quindi allarga. Il nero vi aiuta a sfinare. Però un po' questo non allarga, devo dire la verità, è proprio un lavoro bello. Perché la prevalenza poi alla fine è il colore nero.
il bianco, veramente ho utilizzato un solo gomitolo bianco di Merino Aran e tre di colore nero, quindi è in prevalenza nero utilizzato. Prego. Ding dong! Dica, allora, voglio salutare Ladybug che ci saluta per la prima volta. Cosa vendiamo? Noi vendiamo filati e accessori per la maglia e l'uncinetto. Abbiamo un canale YouTube e quindi tutti i lavori che tu vedi che noi indossiamo sono pubblicati nei nostri tutorial. C'era quanto è bello sei super Annalisa, i gilet sono la mia passione. No, questo è il gilet sfiziosetto, ragazzi. Dice Edwidge, replicherete anche le maglie stupende dell'amica di mercoledì? Quelle sono bellissime, tutte colorate. Quelle sono bellissime, tutte colorate. Lei è, allora, mercoledì è dark, quindi è nera e bianca. E l'hanno definita, aspetta, nella serie un filtro di Instagram in bianco e nero. Quindi così è mercoledì. L'altra invece è un'esplosione di colori. Un po' rainbow, tutto arcobaleno, sai, rosa, azzurro. Tutta... Ah, quindi noi ce ne abbiamo tanti di filati. Ci sono filati già sfumati di suo che vanno benissimo, come il paint, voglio dire, si può fare tranquillamente una maglia. Quello pure fa belle cose. Allora, che ne pensate, ragazzi? Voglio leggere i commenti. A me piace tantissimo, tantissimo. Che bello, che bello, bellissimo, quanto è bello, siete straordinarie. Comunque bellissimo il gilet. Bene, bene, sì, sono contenta. Sì, a me è piaciuto tantissimo. E questo non lo mollo, ve lo prometto. Questo rimane a me. Già mia nipote Francesca mi ha scritto: zia, è troppo bello. Perché Francesca è piccola come me fisicamente. No, anche a Michela starebbe Michela bene. Michela pure starebbe bene, come no? Chissà se se lo mette. Non lo so, devo vedere. Però se riesco... Rimane a me, rimane a me, questo è mio. Con una bella maglietta con l'alto sopra. Sì, sì. Ma pure in primavera una camicia di jeans. No, questo veramente veste bene. Ora naturalmente tu hai voluto fare il gilet di mercoledì. Naturalmente si può replicare anche con altri colori. Con altri colori, come più vi piace, tranquillamente fate la vostra combinata di colori. Chi piace il blu lo può fare bianco e blu. Non so, scegliete voi i colori che più vi piacciono e lo realizzate tranquillamente. Brava Megan! Chi è? È passato un commento. Oggi non me l'avevo ancora detto, Dina, Avete detto voi, Megan. A proposito di gilet, dice Rosa, io ieri ho finito il pari looks di Annalisa, è meraviglioso. È vero, quest'anno ho fatto più di un gilet, ragazze. Mi sono dedicata ai gilet. Si portano molto. Se pensiamo a gilet confetti, quello là con l'azzurro, è gilet col pari looks e questo qui pure a gilet. Infatti, quello del pari looks, volutamente poi non ho messo le maniche perché mi piaceva troppo come la forma un po' più particolare. Sì. Vabbè, il pari looks è un filato che fa tutto da sé. Sì, là non ho fatto niente, è vero. Sì, confesso. Sì. Gilet facilissimo. Ma la borsa di Dina allo stesso modo, scacchi bianchi e neri, è un'idea. Pure ci sarebbe bene. Assolutamente. Abbiamo detto, aspettiamo le vostre varianti sul tema, diciamo. Anche perché la settimana scorsa di idee ne abbiamo date. Abbiamo lanciato proprio un sacco di idee. Allora, qualcuno chiedeva, vado avanti. È bello il tuo scaldacollo. Allora, qualcuno chiedeva, diciamo, di questo scaldacollo. Allora, quando ho finito la borsa, è rimasto un mezzo gomitolo di Renovo, circa 80 grammi, 70 grammi. Quindi cosa fare con questo filato che è meraviglioso, ragazzi? Poi sono, tranne il bianco, tutti gomitoli melangiati. Detto così, lo sappiamo che nel video non si vedono bene, poi quando arrivano da vicino voi dite, è ancora più bello, wow, è bellissimo, me l'aspettavo, diciamo, meno bello, invece ancora più bello. Immaginate, diciamo, che questi filati melangiati sono molto più corposi, dico io, di quelli a tinta unita un po' così secca. Allora ho fatto questo lavoro che è facilissimo. È un punto che diceva ad Annalisa qualche anno fa, è nato per sbaglio, infatti sicuramente qualcuno l'avrà già utilizzato, però tra virgolette l'ho inventato, molto tra virgolette, l'ho inventato io perché cercando di replicare un punto ho sbagliato e quindi anni fa mi è venuto fuori questo punto che io chiamo punto diagonale 3D. È di una facilità assurda.
si lavora solo in tondo, quindi va bene se vogliamo fare dei pezzi di maglie che lavoriamo in tondo, dei pezzi di maniche, se facciamo dei cappelli, degli scaldacolli, perché io diciamo l'ho inventato sempre, tra virgolette, perché esce sicuramente qualcuno che dice, ma io nel 1972 l'avevo fatto già, quindi per carità, qua nessuno inventa niente, però quando l'ho fatto mi è venuto fuori solo in tondo, quindi alla fine ci ho fatto lo scaldacollo e in passato anche il cappello. Per fare questo lavoro vi ho detto 70 grammi, 80 grammi di Renovo e l'uncinetto numero 7 rispetto alla borsa dove ho utilizzato il 6,5, perché con lo stesso filato due uncinetti diversi, perché nella borsa volevo che venisse molto fitto per coprire naturalmente la fodera, e con invece lo scaldacollo, essendo che sono tante tante maglie alte, perché sono solo maglie alte che si susseguono, già bello pieno, bello fitto, allora ho utilizzato un uncinetto un po' più doppio per farlo venire morbido. Allora, guardate qua. Quindi è uscire al tutorial anche di questo, è più che per lo scaldacollo, ma è proprio per farvi vedere il punto. Questo punto diagonale 3D Che si viene presta veramente a molto, tante guarda come si lavorazioni, vede bene, come viene molto bene sì. a rilievo ed è fantastico. Anche una borsa, la rivestite in tondo con Con un punto questo. così, viene veramente Di nuovo viene a spettacolare. rivedere la borsa. Sì. Quindi in pratica con un gomitolo di Renovo viene fuori la borsa e lo Due scaldacollo. Ah, gomitoli. due Un gomitoli di gomitolo e Renovo. mezzo di Renovo per fare la borsa con questo punto riso e mezzo gomitolo per fare lo scaldacollo. Francesca mi ha battezzato. Megan di nome, mercoledì di cognome. Salve, buongiorno, sono. Megan mercoledì. E di sabato mi chiami un altro nome. Allora, un punto di grande. Ma ti sfotto, no, dai, io non voglio sapere Ho niente. notato questo. Grande Francia. Fate pure, fate. Mi Allora, diverto. posso vedere la borsa? Sì, la faccio rivedere. Eccola qua, è una borsa molto semplice, sono delle fasce incrociate. Quindi, ritornando al discorso del prezzo, con 21,50 euro vi fate la borsa e pure lo scaldacollo. Quindi, anche sempre per chi fa i mercatini o chi deve fare dei regali, come dico io, poca spesa, tanta resa. Eh sì. Allora, dopo, per chi vuole vedere, ho visto Lady Bug, vuole vedere il pari look, se non mi dimentico te lo faccio vedere. Sì. Allora, di cotone o di lana, ora facciamo vedere anche i filati che abbiamo utilizzato. Il tuo È è il il 68? 68? Sì, il filato Brava è il Lauretta. numero 68, sì, Laura c'ha è un occhio. grigio tortora, grigio beige tortora. E quindi ora mi rimetto lo Diciamo che scaldacollo. non è un grigio freddo, ragazze, da No, una vicino è bello bel mélange. caldo come colore. Perché visto, ah, vabbè, poi dopo faccio vedere un'altra cosa, vabbè, andiamo avanti con gli Facciamo vedere abbinamenti. dopo? Ok, Quindi si allora. passa agli abbinamenti dei filati, ragazzi, che Dina ha utilizzato per la sua borsa, ma che voi E poi potete dopo. utilizzare anche tanti altri filati. Ah, Freddi freddi, sono eh? freddi Sono freddi. freddi freddi. Allora, per la mia borsa ho utilizzato il filato cipria numero 51, no, insieme al Renovo che ho qua, che è il numero 68. Quindi la borsa, Eccola vi qua. ripeto, un gomitolo e mezzo di Renovo, il gomitolo Renovo e questo cosone. Anzi, se Antonellina ci aiuta con i prezzi, perché proprio non me li ricordo, se c'è. Oh, Laura, chi è una donna di buona volontà? Allora, questo è il gomitolone di Renovo. Sono 150 grammi per 270 metri. È un misto lana, misto lana e acrilico. E che cosa dire? Si lavora col 6,5-7. Un Ok. gomitolo e mezzo e un gomitolo di cipria, che questo invece... Molto molto carino, dice Laura E col questo Samara cipre. anche. Allora, Sì. Renovo in offerta a 6,90 euro, cipre pure non me lo ricordo. Allora, mi sta venendo voglia di fare la borsa, mai fatta, è facilissima. Francesca, guarda, guardati il tutorial, confortati diciamo con il tutorial, non comprare il materiale, vedi prima il tutorial, se ti sembra fattibile, poi Poi ti la lanci realizzi. e con 21,50 euro fai la borsa e lo scaldacollo, di cui uscirà il tutorial la settimana prossima, e ti assicuro che se la borsa è facile, Lo il scaldacollo tutorial ancora di più. sì, è proprio, se sai fare la maglia alta sai fare pure lo scaldacollo. Sembra una Sì. cosa complicata, ma alla fine è solo maglia alta.
Sì, un po' di attenzione, basta che vi guardate i primi minuti del video e poi sono lavori che vengono fuori da soli, Sì, crescono sì, tranquillamente e sì. facilmente. Allora, dice Alfonso, Dina, ma si può usare anche il tovel? Sì, Assolutamente sì, sì. sì, 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 sì. Tovel di due colori, tovel anche di un solo colore, perché non è detto che dobbiate utilizzare due filati Oppure, come differenti. diceva Laura prima, Renovo e filato pelliccioso, quindi insieme, Samara. che è Samara. Quindi tranquillamente potete fare tutti gli abbinamenti che volete. Ovviamente se fate l'abbinamento viene fuori ancora di più questo punto ad incrocio, come ha fatto un po' Dina, no? Che esce fuori un po' quel filato pellicioso. Quindi vi dà un po' più di evidenza, un po' più di Vabbè, per tridimensionalità fare ancora di qualcosa più. di, diciamo, di diverso, se no viene un po' piatto, no? Allora, grazie a Laura, grazie ad Antonella, il cipria costa 3,60 euro, non me li ricordo perché sono scontati. Infatti, non dimenticate che abbiamo I i saldi. saldi, quindi tutti i filati hanno uno sconto dal 10% più o meno per quelli basici che abbiamo sempre, addirittura fino al 25% per alcuni filati moda che non saranno riassortiti. Quindi passiamo oltre. Allora, vadiamo con gli abbinamenti. Fucsia. Quale vuoi prendere? Fucsia? Beh, il fucsia si abbina con tutto. C'è tutto che puoi abbinare col fucsia. Allora, abbiamo questo Renovo fucsia che è melangiato un po' con un tocchino di grigio blu, che è 62, e guardate che abbiamo il cipria Questo qua fucsia con il blu, che il numero non mi ricordo. lo prendo subito. Aspetta, 61. Non è meravigliosa una borsa fucsia d'inverno con questi abbinamenti? Anche perché no, Monica ha pubblicato i colori della prossima estate, insomma, la Primavera? primavera, e quindi magenta, questi colori forti vanno di Anche molto moda, il eh? fucsia va. Sì, sì, sono le tonalità del. Quindi vendete anche la borsa da mettere dentro? Sì, praticamente dopo la andiamo a Ma la prendo prendere. un attimo, vai. Ti facciamo vedere come è Prendo una fatta. sola, un E chilo. costa solo 4 euro la misura piccola perché l'abbiamo messa in offerta proprio per il contest. Il contest finirà il 15 febbraio e quindi, finito il contest, rimetteremo i prezzi originali. Questa è la grande, la misura grande 30x40. Aspetta, togliamola un attimo così si vede anche il manico. Mi Sì, sembra che non e c'è il poi, manico. infatti, invece c'è anche il manico da rivestire. Io ho usato la misura piccolina 25x30. Allora. Eccola Ecco qua. qua. Questa Voilà, abbiamo aperto un attimo. misura grande costa 5 euro in offerta. Ha anche il manico. Io ho rivestito anche il manico, quindi potete tranquillamente replicarla. Com'è e come diventa? Brava, prima e Il dopo. primo e dopo. Con il calipso oppure con il calipso, si può fare con qualsiasi filato, ragazze. Dovete immaginare voi quello che può venire fuori, anche con i filati che già avete a casa. Presto, presto. Allora, vendita online? Sì. Ah, ecco, ah, ci hai dato un'idea lì. Se Che è posso. successo? Aspettateci, Ecco qua. eccoci. Stavo mettendo il banner per Ladybug. Vado io. Vai tu. Allora, infatti, Voilà. vai. Allora, se vuoi visionare il nostro sito, puoi cliccare, puoi digitare www.passionefilati.it oppure www.handyandmade.it oppure www.filatiandy.it. Come vedi in sovraimpressione che sta passando. Se hai bisogno di informazioni, se non sai utilizzare il sito per fare l'ordine, una volta che hai scelto i filati, puoi anche scriverci su WhatsApp e quindi là vai tranquilla. Allora, La misura di questa te la la ricordi? misura Se la della prendo la prossima. grande è 30 centimetri per 40 con il laterale di 10. La misura che ho utilizzato io è 25 per 30, sempre con laterale 10. Ripeto le quantità. Per fare la borsa che ho fatto io, un gomitolo e mezzo di Renovo e un gomitolo di cipria. Se volete fare la borsa grande, vi basteranno i due gomitoli di Renovo che comunque dovete acquistare anche per la misura piccola e aggiungete un gomitolo di cipria per fare quella grande. Ok? Mi spiace, ho ricevuto una telefonata, mi Patrizia ci seguirò. segue dopo, va Ciao. bene. Un bacio a Patrizia. Grazie Vittoria. C'è la cerniera? No, la No. puoi aggiungere acquistando una cerniera. Naturalmente si fanno le fascette sopra sempre a punto riso e si cuce la cerniera. Se vuoi, abbiamo anche, lo sai, l'incenzina, ma lo ripeto per chi non lo sa, abbiamo anche le fodere.
preformate in due misure, la midi e la shopper, quindi 28x28 e 30x36, con la cerniera per chi diciamo non ha dimestichezza e vuole acquistare una fodera già con la cerniera. Allora, grazie Lady Bug. Allora, grazie, grazie per i complimenti. Allora, andiamo avanti. Ti pulisco il malloppone. Vai, per chi ama verde militare, c'ho già tutto io. Ah, io ci metterei pure questo. Ah, ecco qua. Per chi ama, chi ama i colori col giallo, quindi il verde militare, può fare l'abbinamento tra il 64 del rinnovo e il 58 del ciclo, oppure se siete come Annalisa che ama il giallo, ecco, anche qua, qui ci abbiamo un po' di verde dentro, viene un bel contrasto molto, molto forte, 62. 62 e 64. Io lo farei così. Con il rinnovo. Ok, questo è un bel verde militare, guardate qua, e questo diciamo è il cipria che vi potete anche vedere poi sul sito. Te lo restituisco? Sì. Passiamo con un classico, bianco e nero. Ok, fare bianco e nero, facciamo bianco e nero mercoledì. Oppure questo. Brava. Ok, a me piace l'abbinamento sia tutto bianco sia diciamo con il bianco nero. Oppure chi vuole fare un tono sul tono per qualcosa un po' più di classico, diciamo anche nero sul nero. Ok, allora il grigio antracite praticamente è il 67, lo potete abbinare. Stava davanti alla telecamera e vedevo te strana. Strana, ok. Era un peluco che era volato e quindi allora, scava la telecamera. Il 67 del rinnovo con il 52 del cipria oppure il bianco? Con il bianco che è il numero 80. 80, bianco nero. Eccolo qua. Oppure tutto nero. Ricordatevi che il cipria è un bellissimo filato che potete utilizzare anche per fare un bordo di un cappello. Ma... e poi continuate magari, sì. Immaginatevi questo che ha realizzato Dina, no? Diventa un cappello, sotto fate la fascia con il cipria e sopra salite col rinnovo. Allora, anche con il cordino viene benissimo, Ladybug. Assolutamente. Ciao Bina, bentornata. Allora, felice di vederti in diretta. Un altro abbinamento è il grigio. Che abbiamo il grigio scuro, che è diverso dal nero precedente, anche in questo caso va benissimo. O il nero, se volete abbinare il nero, oppure questo melangiato bianco. Che guardate nero. Il nero come particolare, all'interno ha comunque dei punti col grigio, quindi tranquillamente potrebbe andare bene anche. Allora, c'è qualcuno forse che ama il blu? Ma chi sarà? Ma chi sarà che ama il blu? Andiamo, allora. Ora giochiamo in casa con Laura. Allora, Maria, buonasera. Con il blu che ha un tocco melangiato sempre con il grigio, quindi questo è un filato che a differenza, diciamo, delle tinte unite secche, ha questo effetto un po' più pastoso, un po' più tridimensionale, dato dal fatto che è melangiato. Lo possiamo abbinare con il blu. Voilà. E quindi facciamo un po' di contrasto tra questo blu notte e questo che è un po' blu più chiaro. Elettrico. 82 il mio, eh? E 65. Anche blu e bianca. Laura, ti stai sbizzarrendo. Blu e bianco. Eccolo qua. Non è da te. Ma perché blu e fucsia? Perché ricordatevi che questo fucsia all'interno c'è ha dei blu. Colori blu. Anche questo è bellissimo. Questo mi piace. Questo è bello, eh? Blu e fucsia andrebbe anche bene. Anche perché sui jeans brava. Il blu va sempre. Brava. Tutto bianco. Regina delle nevi. Oppure se volete fare anche una borsa per una sposa, una borsetta per una sposa, anche per mettere qualche cosa dentro e volete portare qualcosa di chic. Sì, blu e grigio, sì, certo. Bianco e grigio, voilà. Tutto bianco con il cipria grigio. Bianco e nero, ragazzi. Il classico bianco e nero. No, no, con me... bianco con i colori, poi questi qua un po' più sfumati. Bianco, questi... vabbè, lo potete abbinare come volete, insomma. Questi sono i colori del rinnovo, tra l'altro ci manca il bordeaux e anche abbiamo il rinnovo bordeaux. Se volete, potete fare, non utilizzare il rinnovo, vi fate una conversione con i metri e potete utilizzare, vendete il cordino rosa cipria per borsa cerimonia, senti, bisogna vedere se ce n'è. Perché il rosa cipria era finito, ce n'erano uno o due, devi guardare sul sito tra i cordini tripolino, quindi vai nel nostro sito, scegli shop borse, all'interno ci sono tutti i nostri filati, cerca nel tripolino, perché prima c'era uno, non so se è disponibile, ma arriverà nelle prossime settimane. Poi, sembra che nessuno aveva visto sto coso di mercoledì, e invece hai tutti visto? Conoscete la serie di mercoledì. Tu la devi vedere. Io non l'ho vista ancora. Ma lei non l'ha fa? Vista. Non la fa. E non ce l'ho Netflix.
ti passo il mio account, ho capito. Allora, facciamo oggi, un pomeriggio a vedere nel, lo sapete che io ogni tanto so queste botte filosofiche. Allora, perché c'è la mia amica che mi dice sempre: ma tu non ti vedi le serie, ma tu non ti vedi le serie. Allora, ragionavo sul fatto, dico, ma io perché non mi guardo le serie? Perché sono troppo lunghe. No, perché io sono impegnata a vivermi la mia vita piuttosto che a che guardare una serie, quella degli altri. Invece di guardare la vita degli altri, io mi faccio la vita. Ah, ma sono poche puntate, ce la fai. Però mi faccio la vita, non va bene. No, no. Sembra brutto. Però veramente sono talmente impegnata a farmi le cose mie che non c'ho tempo di guardare le serie TV. Come dobbiamo fare, ragazzi? Ragazzi, come dobbiamo io fare? Sono una donna impegnata, oltre che in questa Royal Family non si capisce niente, voglio dire. Sono una donna impegnativa. Mia figlia si sposa. Chi è? Allora, lei è allora sicuramente le puoi fare una bella borsetta per mettere, non no, so. No, ma mi sa che il rosa forse per lei le serviva. Forse per lei. Allora, mia figlia l'ha vista la serie TV, il filato Cipria. Con il cotone, le dice. Si può fare una maglietta? No, Cipria invernale, col cotone, no, non lo abbinerei. Ma forse con la storia sempre che il cotone sostiene un po' di più la lana. Per abbinarlo, cioè così. Se ci vuoi mettere, aspetta un attimo. Sì, secondo me per fare un abbinamento. Okay. Aspettate, una comunicazione del figlio. C'è una comunicazione importante dal pargolo. Dal pargolo. Okay. Avvisa papà. Ok, esatto, era per quello, avevo capito, Vincenzina. Quindi per fare un lavoro dove lo sostiene un po' di più, sì, puoi utilizzare un cotone, come ha fatto pure Monica una maglia, se non erro, qualche tempo fa, con lana e cotone al figlio, se non erro. Mm-hmm. Per dare questo sostegno. Hai ragione, non avevo capito che volevi abbinare lana il cotone con il cipro. Invece se ci metti il filo, quello là, ciao fans, ho scritto. L'ho letto. Mio figlio mi fa ridere. Se abbini invece il filo di Scozia va benissimo per renderlo un po' più sostenuto. Aspettate un selfie in video. Scusate, devo mandare il selfie a mio figlio. Allora, ovviamente tutto questo mentre siamo in diretta, te lo voglio dire. Vabbè, oggi abbiamo mangiato a casa di mamma. Tranne io. Ha perfettamente ragione la tua filosofia e la mia. Allora, brava Gabriella. Però è una serie sfiziosa, nel senso che non ha... Ma io sto esagerando, le guardo pure io le serie. Però c'è una mia amica che dice, ma questa te la sei vista? Ma questa te la sei vista? No, vabbè, vederle tutte è impossibile. E non ce la faccio a vederle tutte, ce l'ho tenga che fa. Per esempio, io odio quelle lunghissime, perché dico, no, mi devo arrivare al dunque subito. Quindi se 3-4 puntate si può fare. Ci fecondano, cioè hai capito? Ecco, lo voglio sapere, sì o no? Basta, finito lì il discorso, no? Che dura un'eternità. Allora, tu diventi vecchia presso a loro, voglio dire, no? Allora, mio figlio ci ha preso gusto a farsi fare le maglie. Vedi, me lo ricordo, bella. La maglia di Monica. Scusa Anna, te lo posso chiedere, per la tua copertina sei gomitoli di Merino Baby, basta, no? E qual è la copertina? Little Princess? Penso di sì. Allora, su quella ci facemmo già il conto che ce ne andavano Merino 6, Baby. 7. Sui 7, se non mi sbaglio, sì. Perché quella è tutta punta ventagliata. Allora, ma che serie è? Stanno parlando della serie Mercoledì che fa su Netflix, che io ancora non ho visto, ma devo per forza vedere. Perché era riferita al gilet alle mie spalle. Al gilet, perché quindi... si sono ispirate tutte al gilet. Sì. Tra l'altro, stavo rispondendo, però mi sono scordata. Stavo dicendo una cosa, che oggi abbiamo mangiato da mamma, e lo sapete che abbiamo questo appuntamento periodico da mamma, ma non c'erano né mio figlio, il piccolo, e né lei, che di solito sono quelli che fanno più casino. Infatti avete sentito la nostra mancanza? Stavamo tutti mogi, seri, a mangiare, a chiacchierare. Erano tranquilli. E non c'erano loro due che si mettono nelle orecchie. Ma voi immaginate che io do fastidio quanto chiacchiera lei. Immaginate, perché non è vero io. Che tu dai fastidio, non dai fastidio. Che fai bordello? Lo stuzzico, questo sì. Lo sfruguleo, come si dice a Napoli. Sì. Zia e nipote, zia e nipote. È vero, è vero. Anche se il nipote se la mette in tasca, la sì. Zia. Sono il ciondolo del nipote.
Allora, io non ho Netflix, pure io non ce l'ho Netflix, quindi perciò mi dicono tutti sta su Netflix, sta su Netflix. Ma quanto quindi, prima poi c'è una chiudiamo serie questa pubblica. Parentesi e vediamo altri abbinamenti che potete utilizzare sia per fare la borsa, ma ricordate che c'è, lo dico io, una fantastica mantella fatta proprio con l'Otello e il Cipria. È un lavoro dell'anno scorso, si chiamava Mantella Cipria. Quindi chi non l'avesse vista perché non ci conosceva l'anno scorso la può andare a vedere e si può fare pure la borsa abbinata. Sì. Vi facciamo vedere un pochino, non tutti gli abbinamenti. Ma allora, quale vuoi partire? Otello in onore di Laura 73. Guardate, questi sono nati per stare insieme. Questo è proprio, si sposano questi due blu. Allora, il 73 dell'Otello, e tu che numero hai? È il blu 82, il mio blu è 82. Okay. Poi abbiamo il mattone che l'anno scorso con la mantella è andato forte, l'abbiamo riassortito 50 volte. Ma è stupendo sto colore. 92 dell'Otello, quindi io anche ho questo. Il 59. Allora, e poi fagli vedere un attimo il blu col grigio a Laura. Blu col grigio? Yes. Voilà, blu col grigio se di Lauretta. Se ti piace. Eh? Oppure il nero col grigio, va? Nero col grigio, perfetto. Eccolo qua. Poi ci mancano alcuni colori, tipo il grigio che stava giù. Sì. Possiamo dare un'idea. Guardate, questo è meraviglioso, il tortora che è il colore dell'Otello, aspettate un po'. 72 e io ho il 51. C'è il 71 che è pure un po' più chiaro per chi lo vuole più chiaro, e poi che c'è il marrone. Questo è il prugna. Il questo prugna, qua. No, questo. Offri quello, brava. Oh, vai. Okay. Voilà. Guardate che meraviglia, se questo volete è prugna, prugna con il cipria. Il prugna è il numero sì. 79. Il mio è 58. Poi nero l'abbiamo che fatto c'è? Nero e nero. Nero col nero. Vai. Guardate che bello, nero, forse più sotto, il mio è tutto nero, quello di Anna è melangiato. Quindi sia per la mantella, ricordatevi mantella cipria di andare su YouTube a vedere, sia per la borsa potete utilizzare anche l'Otello, che è un filato che costa poco, sta di solito 2,90 euro per 50 grammi, però sta in offerta, se non sbaglio, a 2,60 euro. Lo devo ancora usare. Io l'Otello l'adoro per le maglie, l'adoro per le borse, per poi tutto. È il filato giusto perché ha anche, non vorrei dire una stupidaggine, allora un pochino di alpaca, quindi è caldo ed è 25% di alpaca, 25% di pura lana vergine e 50% di acrilico. Questo gli dà morbidezza e calore, quindi state caldi se vi fate una maglia con questo, e si utilizza un 6,5. Dina, quanti Otello servirebbero al posto del Renova? Allora, io facciamo subito la proporzione. Il Renova erano 270 metri, ne abbiamo usato 1,5, quindi più altri 130, sono 400 metri di Renova. Di Renova. E quindi 4 gomitoli di Otello. E 4 gomitoli di Otello, forse 3. 3, tre, meglio 4. 4 comunque sei più tranquilla. Quindi qua, e considerate che questo filato sta a 2,60 euro, quindi 4 gomitoli arrivano a poco più di 10 euro con il cipria che costa 3,60 euro, siamo a 14 più la borsa 4 euro, stiamo a 18 euro, quindi viene anche di meno del Renovo volendo, però col Renovo ci fate lo scaldacollo in più che manco guasta. Sì, Vincenzina, si può usare sia con i ferri che con l'uncinetto. Io l'anno scorso con l'Otello ho lavorato la borsa entrelac, lo scaldacuore entrelac, che quest'anno abbiamo proprio fatto vedere, dobbiamo riportare magari anche la mantella cipria, così vi rendete conto dell'utilizzo. E Dina fece la mantella cipria, quindi con l'uncinetto, che l'anno scorso si può è stato lavorare uno dei lavori più replicati, ne avete fatti tantissimo, e di abbinamenti, il verde, il giallo, super abbinati, è vero, super abbinati, sono venuti fuori delle cose meravigliose. E poi sono quei filati che non costano tantissimo, sono adattissimi anche a chi ha le prime armi, perché vengono fuori dei lavori facili, veloci, quindi che danno poi soddisfazione, no? Mi chi sta all'inizio, sì. È difficile sbagliare, pure se
se si sbaglia, diciamo, non si vede, perché spesso sono delle taglie uniche, dei lavori anche molto molto versatili. Quindi vi dico, proprio anche perché ho visto che oggi ci sono tante persone nuove che ci stanno seguendo, andate sul nostro canale a vedere la mantella cipria, replicate la borsa, uscirà il tutorial dello scaldacollo col punto di diagonale 3D, quindi cosa volete di più? Allora, a Vincenzino abbiamo risposta. Ok, io ho fatto 3 mantelle cipre, davvero stupenda, e il filato pure. Grazie Alfonso, siamo contente veramente. No, ma io penso veramente che la mantella cipra, ma tra l'anno scorso e anche quest'anno, perché anche quest'anno alcune già l'hanno ripubblicata, è stato il prodotto più fatto in assoluto. Allora, non è più morbidoso. Allora, dice Laura, il Renove è più morbidoso dell'Otello? No, ti assicuro che l'Otello, avendo comunque il 50% di acrilico, è veramente morbido. Ed è un filato che rende molto, perché è un gomitolo di 50 grammi per 125 metri, che se fosse un classico ritorto, si lavorerebbe con uncinetto 4. Invece noi utilizziamo addirittura l'uncinetto 6, perché è gonfio, quindi è leggero e rende tantissimo. Quindi veramente rende tantissimo. Anche con la mantella, che è una bella mantella che arriva fino ai fianchi, non è che si utilizzano poi tanti gomitoli. Ah, vedi, Antonellina con l'Otello ha realizzato il collo della sua mantella, che poi ha lavorato con il pashmina. E vedi? Poi sì, giustamente dice Monica, ho fatto con l'Otello anche il maglione, quello con le righe verticali, che oversize, comodo. Anche quello. Silvia, se vuoi vedere realmente il rinnovo, che colore è, basta che guardi sul canale YouTube il poncio realizzato da Dina. Sì, è proprio quel colore lì, il colore bordeaux. Sì, così lo vedi lavorato e ti rendi conto. Non l'abbiamo in deposito, cioè nella scatola, diciamo, della diretta, perché evidentemente l'abbiamo dato a qualcuno che ce l'aveva chiesto al volo. Ah, Lauretta non ha ancora provato il rinnovo. Bello, filato, bello, morbido, caldo, anche quello caldo. E che volevo dire? Con Otello ho fatto il collo del mio poncio, che ho fatto col pashmina. Tra l'altro, proprio col pashmina, vi volevo dire che questo filato è in super super offerta, perché sono rimasti solo 2 colori. Questa è una cake, ora qualcuno mi aiuterà perché non mi ricordo il prezzo, di cui vi dico le caratteristiche: 15% di lana, 10% di mohair, 75% di microfibra. Sono 200 grammi con 1100 metri. Io ci ho fatto con uno, ci ho fatto una bella mantella. È enorme come gomitolo, non è un gomitolino piccolo. 1100 metri, cosa credo sotto i 10 euro in questo momento in saldo. E l'altro sono rimasti colore. 2 colori, sono veramente poche le cake, le ho viste entrando in deposito. 674. E 665, che è proprio il colore della mia mantella, della mia mantellina. Sì. E quindi 10,95. Eccole, ci hanno aiutato. Intorno 10,95. Ai 10 euro, ma sono 1100 metri e con una sola ci fate una bella mantella. E poi entrambi i colori, voglio dire, non sono colori orrendi, ma attualissimi. Guardate che stupendo, questo è caldissimo con le tonalità del marrone e l'altro è con le tonalità del grigio. Quindi per veramente rispondere poi a Silvia, no? Sul colore bordeaux, ma è quasi questo del rinnovo, è un, io lo chiamo il rosso sangue, il sangue venoso, no? Perché noi abbiamo il sangue arterioso che è il rosso brillante, quello venoso che porta l'anidride carbonica, che porta l'anidride carbonica, e quindi è quel sangue, è quel colore rosso un po' carico. Allora, un po' comunque, se ci vogliamo pensare, un po' come la tonalità di questo maglione che ho indosso oggi, forse un pochino ancora più scuro, un po' più ma rosso. Non più rosso, sì. Allora, ma ricordatevi che i rinnovo sono un po' melanciati, quindi sono sempre il mix di 2 colori. Sì. Sfumati tra di loro. Allora, ho fatto il maglione Otello di Dina, è morbido e molto caldo, grazie Ingrid, grazie. E poi c'era Laura che ci ricordava il cashmina. Tra l'altro filato super lusso anche per il prezzo, ma lo abbiamo in sconto veramente a un prezzo super, a 12,90 euro. Mi pare che ci sia il 15% di sconto. Sono rimaste pochissimi gomitoli, ma quella è una nuvola, è una favola. Con 3 gomitoli di cashmina si fa un maglione in taglia M, quindi figuratevi che amore. 3 gomitoli da 50 grammi. Da 50 grammi. Quindi con 150 grammi sì. Ai ferri ci fate un maglione, quindi vi lascio immaginare. Ma bella abbondante se ci pensiamo. Allora, Irene dice:
Pashmina adatto a fare uno scialle tipo virus? Sì. Assolutamente sì. Per la serie siamo fatti così, brava Anna Maria. Siamo cresciuti con quella, con quei cartoni. Allora, vi voglio far vedere il lavoro della settimana scorsa, che stavo malata, come si suol dire, quindi avete visto un po', mi tolgo questo. Avete visto in diretta da lontano, diciamo. Da lontano. Allora, molti mi avevano chiesto di rivederlo e quindi questo è lo scaldacollo della settimana scorsa. Questo è a doppio giro ed è stato utilizzato un punto molto facile e divertente da realizzare, che è il punto detto anche punto chevron. Quindi questo punto un po' a zig zag, dove si alternano, no, maglie piene con archetti. Facilissimo anche in questo caso. Ho utilizzato 70-80 grammi di filato che mi era rimasto da un altro lavoro. E ho utilizzato il filato Paint. Visto che molti mi avevano chiesto di vedere gli altri colori del Paint, sembrava più marrone perché dipende dal punto. Eccolo qua. Ta-da, diventa marrone. Dalla sfumatura dove guardi. Perché è un filato sfumato e quindi viene un po' a fasce. Ora me lo tolgo così vi faccio vedere come il colore. Praticamente abbiamo sfuma. Il pesca, un mattone, poi viene il marrone, poi abbiamo il beige, poi abbiamo il rosa e così via. No? Queste sono le sfumature della cake numero 78. Che io ho, è giusto? Ho detto bene? Sì, la cake 78 che io ho utilizzato anche per fare la mantellina con il punto tunisino. Chi ha visto le precedenti puntate sa che abbiamo fatto... Chi ha visto le precedenti puntate? Sì, infatti, tipo Netflix, tipo serie TV, abbiamo fatto una mantellina mischiando un filato tinta unita con un filato sfumato utilizzando il punto tunisino. E in quel caso avevo consumato meno della metà della cake, la restante parte, quindi vedete questa parte un po' beige, il rosa, l'arancio, il marrone li ho utilizzati per fare lo scaldacollo. E anche questo Paint è in offerta a 8,50 euro, grazie Antonellina. Sono 150 grammi per 540 metri e anche in questo caso vi vengono due scaldacolli, se volete fare solo lo scaldacollo. Fate venire voglia di incinettare. E basta, via tutto il resto. Bravo, pure noi lo vorremmo fare. Volevo ciao solo Anna, ciao Dina. E Sandy che ci saluta. Che allora, bello. Volevo abbinarlo a Cipria 61, forse contrasta per la borsa? Troppo contrasta Cipria per 61, la... che colore è Cipria 61? Aiutaci. Aiutaci un po', un aiuto da casa. 61. Che tonalità è? Dobbiamo andarlo a cercare. Ah, con questo? Ah, vabbè, abbiamo il fucsia. Io non ci sta qua dentro il fucsia. Aspetta, ti aiuto io. Però lo tenevi. Eccolo qua. Eccolo qua. Se vuoi fare una cosa sfiziosissima, devi prendere il Renovo 62 con il Cipria 61. E questo l'abbinamento perfetto, piuttosto che il Bordeaux, perché del Renovo noi abbiamo anche il fucsia. Ok? Sì, l'avevo messo a terra. Perché mi ricordavo che c'era. E sto facendo un po' un caos. Perché... È da me, non è da te. infatti. Troppe cose. È da me. Allora, vi faccio vedere insieme ad Annalisa le altre sfumature del Paint. Voilà. Questa è la numero 72, fucsia, giallino chiaro, poi c'è il marrone, verde acido, azzurrino e azzurro. Vedete come sfuma? Una delle più amate è la 74 con il verde, il cammello, il latte e il blu. Pensate anche degli scaldacolli, un capello. Sì, è perché certe volte rimangono e le mettiamo nello scatolo. Ah, io vado con gli azzurri allora. 52, grigio, azzurro, blu scuro, azzurrino chiaro, grigio chiaro, quindi tutte le tonalità un po' che vanno verso l'azzurro. Io con il Paint ho fatto borsa, cappello e sciarpa. Sì, mi ricordo le bellissime mattonelline. Infatti sul canale trovate i tutorial di Monica fatti proprio con il Paint ed è molto divertente anche il tipo di lavorazione che lei ha fatto con l'uncinetto. Quindi andate a cercare, esiste una rubrica apposita che potete cercare su YouTube che si chiama Il giovedì di Monica. Cercando questa playlist all'interno trovate tutti i lavori
di Monica, tra cui con il pint, borsa, cappello e sciarpa. Allora, io infine ho il 75 per chi ama i colori pastello. Abbiamo il corallo, il latte, il verde acqua, il grigio e il pesca. Quindi, bello pure questo. Molto simile al pint, non l'abbiamo preparato, ma chi vuole se lo va a vedere sul sito, c'è il filato Revelation. Uh-huh. Tra l'altro, che costa più o meno uguale, i metri sono uguali, l'uncinetto è uguale. È acrilico? No, vediamo. Non è solo acrilico, è un misto lana. È 80% acrilico e 20% lana. 20% lana, quindi c'è anche la parte di lana. Allora, ma cosa ne pensate del gilet di Annalisa fucsia e bianco? Troppo acceso? No, no. Bello! Bello, ravviviamolo questo bello freddo e gelido con un po' fucsia di colore. Fucsia e bianco diventa dell'amica di mercoledì, va benissimo. Allora, possiamo dicevo... uscire insieme poi dopo e lei. Le scacchine. Le scacchierine. E, stavo dicendo, oltre a per con le stesse sfumature, colori diversi, trovate il Revelation. Mm-hmm. Anche il Revelation costa poco più di 8 euro. Oppure il Revelation Glitter, se lo volete. Infatti, con un po' di durezza. Il tutorial ho fatto prima il praticamente lo scaldacollo e poi con un altro filato ho fatto il tutorial. E il tutorial fatto proprio con un filato che all'interno ha il lurex. Quindi, se a voi piace l'idea di mettere un tocco di lurex all'interno, andatevi a guardare i colori del Revelation Glitter. Ce n'è uno là, aspetta, ce ne sono più di uno. Tra l'altro, questo è molto peace and love, praticamente. Ah, sono una botta di allegria. Questo è uguale, credo. Per chi brava, chi prima diceva un po' i colori dell'amica di mercoledì, sono questi, ragazzi. Sì, i colori, quello là col marrone, che pure è molto bello. Quindi quello chi vuole... ce l'hai, sì. Sì, sì. Chi vuole fare un lavoro con il glitter, guardate questi toni del grigio, del latte, del sinape, del tortora. È il numero 507. Poi abbiamo questo qua che è molto allegrissimo, bandiera, diciamo, della pace, praticamente 504. Sì. Immancabili i toni del mare con l'azzurro, il blu e il grigio, il 506. Poi non so se ci sono questo altri colori, perché stanno finendo. Lo sapete, abbiamo i saldi e questi sono filati che al momento non verranno riassortiti. Ah, 503. Voilà. 503, anche questo fantastico. Guardate che amore, perché ama il giallo come Annalisa, giallo, grigio e bianco, un amore. Quindi abbiamo fatti vedere un po' tutti. Revelation Glitter addirittura costa 7,10 euro ora che è in sconto. Quindi questi sono Pint, Revelation, Revelation Glitter, sono quelli in super sconto perché non arriveranno più. Quindi approfittatene adesso mai più. Considerate che non mi ricordo quanto sconta, ma sconta intorno al 20% minimo, proprio perché sono rimaste poche cake. Quindi noi lo sapete, quando rimangono pochi pezzi di un filato e sappiamo che almeno per questa stagione non arriverà più, la mettiamo sempre a prezzi straordinari proprio per permettervi di approfittare, no, delle offerte. La stessa cosa, brava, compiti. Ah, sento freddo, mamma mia, voglio l'estate. Allora, che guarda, volendo fare un completo scaldacollo con l'impente e il berretto, però è in tinta unita, quale filato mi consigliereste? Con l'impente, lo scaldacollo, tinta unita, potresti usare merino, il soft. Merino soft, sì, che è la stessa più o meno, oppure l'Otello pure verrebbe bene. Io lo faresti diverso. Diciamo la mantellina che ho fatto con il tunisino, dove ho abbinato il pint, ho fatto per avere lo stesso, stessa grammatura, praticamente, utilizzare lo stesso uncinetto, ho utilizzato il merino soft. E vedi che abbiamo una cartella colori ben assortita del merino soft, quindi tu tranquillamente all'interno del pint puoi trovare sicuramente qualche colore che ti piace per poi fare il cappello in tinta. Antonellina ci dice Magic Glitter e il 25% di sconto. Poi guarda Elisabetta che scrive, un'ubriacatura di colori e gomitoli, meraviglioso. Allora, bella la borsa, grazie Marisa, grazie. È troppo sfizioso questo meraviglioso. Sì, sì, anche perché d'inverno ci sta un po' di colore. Io per esempio sì, uso molto spesso il nero, il grigio, poi mi metto uno scaldacollo colorato e spezzo un po', diciamo, il grigiore, diciamo, di questi colori che magari usiamo molto d'inverno, no? Un po' più sì, tendenzialmente sì, vestiamo un po' più scuro. Allora, in questo momento abbiamo superato l'ora, credo che abbiamo fatto vedere proprio un sacco di cose e un sacco di progetti. Un sacco di progetti, perché piuttosto che fare la televendita, diciamo,
facendovi vedere una serie infinita di filati, è bello darvi delle idee. Poi già lo sappiamo che voi li farete evolvere secondo piani completamente sconosciuti. Sì, sicuramente. Sì, ognuna di voi va oltre quelle che sono le nostre proposte e questo ci fa piacere. Marisa, pensi la borsa di farla in modalità estiva e quali filati potresti utilizzare? Allora, tutti i cotoni tinta unita vanno bene, per esempio abbiamo in offerta l'Happy Drink, che è un cotone un po' più doppietto e va benissimo per fare la borsa, ci sono tantissimi colori, tra l'altro hai sposato una mia idea, che già pensavo di utilizzare l'Happy Drink per fare qualche bella borsa, quindi quello che tra l'altro sono gomitoli da 100 grammi, in super offerta, credo costi 3,90 euro, È ottimo per fare la borsa. Vabbè, Laura chiedeva se il tiglio era lo stesso spessore, se la risposta Monica, quindi si sono risposte. Va bene. Il glitter con il... Non leggo. Il glitter per farlo fucsia e il bianco con il rinomo, va bene. Il glitter con il giallo, penso. Quale numero, per favore? Allora, 503. Aspetta, questo qua sarebbe? 503. È bellissimo. Questo è stupendo. 503. Veramente bello, bello, bello. Fucsia e bianca con il rinnovo va bene? Sì, Monica, va bene. Non so tu che filato ho utilizzato, Anna, non l'hai detto. Questo è il Merino Soft Aran. Il Merino Aran di Katia. Ah, quindi va bene. Tre gomitoli nero, quindi il colore prevalente in questo caso è il nero e uno di bianco. Quindi se lo volete fare con lo stesso filato Aran, anche nell'Aran trovate il fucsia e il bianco. Quindi se volete seguire esattamente il tutorial di Anna, che quando uscirà? Pure martedì. Uscirà. Martedì abbiamo il gilet, quindi anche per te Monica, se aspetti, magari ti segni tre gomitoli. E tre gomitoli neri e uno bianco. Se tu vuoi fare in prevalenza il fucsia, saranno tre fucsia e un bianco in questo caso. Poi credo che taglia S. Naturalmente per ogni taglia in più, un gomitolo in più. Sì. Lo sapete che quando poi parliamo di combinazioni di colori differenti, magari dovete comprare uno e uno in più del colore. Sì, anche perché il bianco l'ho utilizzato tutto. Quindi per una taglia più grande ci vogliono due del secondo colore, nel caso vi regolate allargando la fascia laterale. Però comunque se per esempio Monica deve fare una L, deve prendere almeno quattro gomitoli neri e tre bianchi, oppure quattro fucsia e due bianchi. Ok, Happy Drink scontato 2,90, figuratevi, mi ricordavo 3,90, quindi veramente per chi mi chiedeva per la borsa estiva è ottimo l'Happy Drink, lo trovi naturalmente tra i filati estivi, 2,90, ma parliamo di un gomitolo di 100 grammi per 140 metri, quindi veramente è un affarone, l'abbiamo preso proprio per fare le borse. Grazie Alfonso, che dice... L'ho letto. È così bello passare il tempo con voi, ascoltare e guardare i vostri progetti. Siete meravigliose e dolcissime e sempre disponibili, sempre in ogni grazie. Momento. Grazie! Fate lezioni di uncinetto per diminuire ed aumentare le maglie. In realtà in ogni tutorial che vedi sul nostro canale viene spiegato passo passo laddove se ci sono aumenti o diminuzioni da fare, tipo lo scollo oppure se ci sono gli scalfi da realizzare, troverai all'interno anche le spiegazioni per poterle eseguire. Non ci sono proprio dei tutorial specifici dove vedi fatto solo quello specchietto lì. Sì. In ogni tutorial trovi una spiegazione, sai, perché molti ritenevano un po' noioso, no? Il tutorial fine a se stesso, no? Dove si impara solo la maglia, solo la tecnica, e quindi noi spieghiamo tutto all'interno di quelli che sono i lavori. Allora, troppo carine. Come sono carine. Francesca non ci lascia. Franci, no, come mi chiamo io? Voi e il mio nome? Megan. Mega mercoledì, grazie. Sono MM. La mia sciarpa, no, è una sciarpa in realtà comprata, regalatami veramente tanti anni fa. È commerciale, non è una sciarpa. Come è fatto a uncinetto? Allora, potrebbe essere un punto rete fatto a uncinetto, quindi un punto filet, un punto archetto fatto a uncinetto e poi decorate con dei fiori. Guardate com'è bella, la potete replicare tranquillamente. Ah, no, vedete? Potremmo fare due fiorelline. Sì, guarda com'è carina. Molto carina. Ah.
sfiziosetta. Ma talmente tanto l'uncinetto che si trova dappertutto, sì, no? Lo sapete, sì, da Zara, sì. da Cucinelli, no? Partendo, sì, dai prodotti più commerciali, ovunque, a quelli più chic. Quest'anno e l'anno scorso si è portato tantissimo, anche l'anno prossimo ci aspettiamo un'estate piena di lavori uncinettosi. Sì, sarà di tendenza anche quest'estate, quindi iniziate a prepararvi. Wednesday Margherita. Va bene, prendiamo un velo chiuso. Allora, sembrava fatta da te. Sì, ma si potrebbe fare tranquillamente, quindi i vostri no? Tutorial sono perfetti. Grazie Elisabetta, grazie, troppo buona. Anche noi abbiamo imparato da zero, come dire, sì, no? Sì, abbiamo piano, iniziato piano, con progetti facili. E poi io dico sempre, quando spieghiamo i tutorial, li spieghiamo pensando a come vorremmo che gli altri ce li spiegassero. Quindi, brava, cerchiamo veramente di dare un po' tutto, e lo sapete, facciamo sempre lavori semplici, perché dico, se vogliamo fare un lavoro complicato, se una persona è in grado di fare un lavoro difficilissimo, non ha bisogno di seguire il tutorial. Noi, sì, esistiamo in funzione delle persone che vogliono imparare, che sono all'inizio. Come dire, facciamo un po' da nave scura, brava, e poi, brava, le persone prendono il volo e iniziano a seguire gli schemi, a fare da sé. Quindi le cose che facciamo noi devono necessariamente essere facili, alla portata di tutti. Quello in cui noi ci impegniamo è di non fare cose banali, perché fare uno scaldacollo... Rendervi facile anche una cosa magari un po' più particolare. Fare uno scaldacollo tutto a maglia alta, sì, viene fuori lo scaldacollo, è carino, però rimane un po' così. Fare uno scaldacollo, e questo vi assicuro, sono solo maglie alte con un punto un po' diverso. Ah, io prima lo stavo guardando dentro, ragazzi, questo è reversibile. Me l'ha dato sulle gambe e io me lo sono appoggiato, guardato dentro. Lo faccio dentro. Vedere. Guardate qui. Anche è reversibile, è molto carino anche all'interno, quindi anche se si va a girare non è che brutto. Sì, 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 sì. Tra l'altro si lavora in tondo, non bisogna chiudere, quindi non si vede il punto di chiusura. Vi farò un tutorial carinissimo, tra l'altro basta imparare veramente un paio di giri, e una volta impostato il lavoro viene fuori da sé senza chiusura. Veramente questo è proprio il lavoro basico, però voi lo direste che questo è un lavoro per principianti con un punto così articolato? Perciò vi dico, anche utilizzando solo la maglia alta, riusciamo a fare delle cose veramente, veramente carine. Mi fa piacere, perché Francesca ha dato un'occhiata al tutorial della tua borsa e quindi l'ha trovata facilissima, e quindi ci contatterà a breve. Vai, vogliamo vedere la tua, poi anche la tua entrerà così nel contest. Allora, spieghiamolo di nuovo il contest. Ah, perché Francesca, non so se c'eri dall'inizio, in pratica la settimana scorsa abbiamo lanciato un contest. Sulla nostra pagina Facebook è comparso un post dove vi chiediamo di mettere tutte le foto delle borse che realizzerete con la borsa in feltro, quindi o questa qui preformata già, oppure quelle artigianali che realizziamo noi, quindi con la cerniera, non con la cerniera, quella con la pochette, quella che volete, insomma. Fate questa borsa in feltro con la base in feltro e la pubblicate o su Facebook, se non l'avete, anche su WhatsApp ci mandate la fotina. Raggruppate tutte queste foto, entro il 15 di febbraio genereremo un unico video dove compariranno tutte le vostre foto, quindi sarà pubblicato questo video di riepilogo dove ci saranno le foto delle borse realizzate un po' da tutte voi. E come per l'anno scorso, ci saranno tantissime belle idee, verranno fuori veramente tanti bei progetti. Allora, ci sono un po' di commenti. Allora, che ci dicono e ci chiedono. Allora, Maria Rosa, la salutiamo, che è una nostra carissima amica, sì, ci dice: mi piacerebbe fare la borsa con Otello Tortora, va bene, colore 72, sì, con quadrati Granny Square, perfetto, sì, abbinato ad un altro colore tipo cipria, perfetto. Cosa mi consigliate, per piacere? Allora, se vuoi fare delle mattonelle granny con Otello e cipria, puoi utilizzare esattamente il colore, dove sta il cipria? Là, l'acqua, quello della mia borsa. Questo. Quindi usare l'Otello 72 e il cipria 51. Magari se fai la mattonella granny da tre giri, fai il centrale con l'Otello,
quello intermedio con il cipria che viene peloso, e il quadrato finale lo fai di nuovo con l'Otello. Sono sicura che viene un amore, è veramente una bella idea, molto bella, molto bella. Se potessi fare tutti i progetti che suggerite, perché cioè, avete delle idee bellissime. Poi salutiamo Gabriella che dice che è stata un po' assente e ora ci può seguire. Un bacio forte forte, spero che tu stia bene e tutte le persone vicino a te. Maria ci dice: c'è un tutorial di una sciarpa con treccia centrale, ma uncinetto o i ferri? Perché ce l'abbiamo, ci abbiamo sia il tutorial della, ma mi sembra che c'è anche la stola, c'è la, ma c'è anche una treccia centrale, quindi con un'unica treccia. Poi dipende come la vuoi. Maria, allora vuoi uncinetto e ferri? E soprattutto c'è un bellissimo tutorial di Anna che ha fatto una stola con la treccia, la puoi fare più stretta praticamente e ti viene fuori la sciarpa. Sì, anche perché quel progetto lì viene una mantellina, ma parte comunque aperto, quindi volendo puoi replicare anche quella. Grazie Elisabetta, un sacco di complimenti! grazie. Se si ingrassasse, ecco, vedi, forse i complimenti meno male, mi fanno ingrassare. Meno male non si ingrassano i complimenti, Dino, meno male, saremmo diventato obese. Oppure sono ingrassata per colpa dei complimenti. Non sei ingrassata abbastanza, no. Rispetto ai complimenti ricevuti non sei ingrassata abbastanza. Troppo, grandissime, grazie. Uncinetto, allora. Allora, sciarpe ad uncinetto potresti utilizzare con la treccia, c'è sia quella che tu hai fatto all'interno della borsa. Brava! Quella è una... Brava Megan! Me le ricordo tutte, non mi ricordo il nome. Carissima Maria, c'è una borsa, che è una borsa 10. Quindi devi scrivere borsa di EG Andy, oppure scrivici su WhatsApp al 366-188-1934 e ti giriamo noi il tutorial dove puoi vedere come realizzare la treccia a uncinetto, così ti è più facile seguirla. Io l'ho messa su una borsa, l'ho messa su una feltro bag. La puoi replicare come sciarpa. Sì, io l'ho messa su una feltro bag, quindi tranquillamente, naturalmente tutto ciò che ne insegniamo, anche se applicato a una borsa, si può utilizzare nell'abbigliamento. Anche lo scaldacollo Cassiopea. Come no, quella è una treccia 3D, tranquillamente puoi fare anche quello. Certo, ce ne sono. Tu hai fatto pure all'uncinetto e Cassiopea all'uncinetto. Sarebbe quello verde grosso, fatto a uncinetto. Poi c'è anche quella treccia 3D fatta ai ferri, che è lo scaldacollo che portavo domenica scorsa. Sì. Quello ve lo devo ancora ripubblicare. Diciamo che poco poco sul canale ci sono almeno 800 tutorial, tutti diversi. Sono 1000, ma qualcuno è qualche rewind, ci sono le dirette. Tenete conto che volendo stare stretti ci sono almeno 800 tutorial, quindi hai voglia di trovare cose da fare. Sì, c'è anche una fascia centrale fatta con le trecce, ce ne sono. Ma c'è la mantellina, per esempio, se dovessi pensare al lavoro che mi è piaciuto di più fare l'anno scorso, è la mantellina, quella con la treccia centrale. Quello è il lavoro che più, secondo me, in assoluto, vi faccio vedere la foto. Come si chiamava mantellina? Non mi ricordo mai il nome. Troppi nomi. Sì. Allora, buona serata ragazze. Ciao Ida. Allora, per chi volesse dei suggerimenti, non vi preoccupate, scriveteci al nostro numero WhatsApp 366-188-1934. Noi vi risponderemo appena possibile. È questa, mantella dolce intreccio. Eccola qua. Questa pure porta la treccia centrale e inizia a pannello aperto, quindi chi vuole fare la sciarpa lo può fare tranquillamente. Dice Monica, io volevo pubblicamente ringraziarvi per avermi dato la possibilità di farmi conoscere, ma tu sei veramente brava. Che bella. Tra l'altro sei una persona molto generosa che insegna volentieri alle altre, non è da tutti. Io dico che chi insegna veramente, perché tu veramente insegni, è perché è sicura di essere brava, no? E ha autostima, perché io dico le persone che invece tengono un po' tutto per sé, ho visto tanti tutorial in cui veramente, non per parlare male delle altre, ma un po' così, si nascondono alcuni passaggi, oppure si fanno delle cose, diciamo, dando solo le catenelle senza spiegare i centimetri. Invece io non le amo, diciamo, queste youtuber, perché è come se ti volessero dare un pochino per non darti tutto, perché se vi danno tutto vi rendono autonome. Invece è una caratteristica che abbiamo noi e che anche Monica, perciò siamo felici di collaborare con lei, è quello di spiegare veramente senza tenere niente per sé, e questo è molto importante perché significa che veramente c'è amore in quello che si fa. È vero, allora, è vero. Monica sei un mito, è vero, è bravissima.
Quando sono bella. Io non vi tradisco. Io non vi tradisco, dice Monica Bianco. Ma potete seguire anche il tutorial delle altre, non vi preoccupate. Anzi, spesso ci scrivete e dite, ma questo filato va bene per quest'altro tutorial? Ma tranquillamente fatelo, non ci dispiace, ecco, tranquillamente. Monica elargisce pillole giganti di esperienza. Bella, brava, questa frase, molto bella. Con Monica si passa a livello avanzato. I lavori di Monica sono stupendi e davvero bravissima. Vedi Monica quanto affetto, veramente tanto. Allora, se chiedi aiuto non ti rispondono, capita Francesca. Allora, c'è anche una questione di tempo, no? Perché i messaggi sono tantissimi, quindi noi cerchiamo di rispondere a tutte. Per esempio, ecco, mi ha dato lo spunto. Non scrivete per piacere su Messenger. Lì è più difficile per noi, perché per uno strano motivo, non so se ci hai fatto caso, Messenger ti arriva anche in ritardo il messaggio. Arriva il messaggio non in ritardo. Arriva contestualmente oggi quando scrivete. Cercavo di rispondere disperatamente a una persona che mi aveva fatto una domanda. Ho scritto, come si suol dire, un papiello lunghissimo e non me l'ha spedito e comunque mi dava errore e non mi ha fatto rispondere. E quindi proprio Messenger, vi prego, vi supplico, scriveteci su WhatsApp, su YouTube, su Facebook, dove volete, mandateci un piccione viaggiatore. Ma non come Messenger. Volete, perché pure io ho notato che arrivano in ritardo, che non è molto rapido come strumento di comunicazione, quindi per questo. Allora, visto la treccia della mantellina, ma io la cercavo all'uncinetto. C'è anche all'uncinetto Elisabetta, sì. No, Maria. Sì. Allora, sì. Nella borsa. Sì, allora scrivici su WhatsApp al 36688-1934 e ti giriamo noi il tutorial e ti aiutiamo, non ti preoccupare. Così allora, ci sta l'uncinetto sulla borsa di Egin. Sì, vedi. Ah, comunque ancora non mi ha detto dove nasconde gli elfi. Pur io ho sto dubbio, Laura. Ha un allevamento di elfi, c'è una centinaia secondo me. Sì. Mi viene in mente ogni volta che vedo Monica, giorno prima con un lavoro, giorno dopo con un'altra, quella storia del calzolaio che aveva quei piccoli elfetti che poi producevano per lui la notte, le scarpe, c'era sta favola insomma, no? E quindi Monica si fa aiutare da questi elfi di notte, non produce scarpe, ma maglie, sciarpe, cappelli. È velocissima. Allora, veloce del West. Per Maria che cercava una tipologia di treccia all'uncinetto, può vedere la borsa Iris. Allora puoi scrivere su YouTube borsa Iris uncinetto Andy, che sono le parole chiave. Voi lavorate sempre con parole chiave, borsa Andy uncinetto, e vedete che vi esce. Allora, pure sciancata produce, è vero. Pure sciancata produce. Stata pure male ha prodotto comunque. Con la mano ho visto, mi ha fatto vedere la cicatrice, quindi anche poverina. Con l'operazione alla mano. Poverina. Allora, benissimo, ragazze, abbiamo sforato abbondantemente l'ora. Credo dobbiate andare a preparare la cena. Io comunque, ho fame. Hai fame? Io ho fame. Se vuoi c'è un tozzo di pane, Megan. Io non ho mangiato. Ma l'ha detto Francesca, l'ha fatta, l'ha detto oggi. Megan, se vuoi c'ho del pane. Vedi, mi hanno mandato a lavorare a me oggi, sono proprio Megan. Però non ho mangiato da mamma, io no. Abbiamo mangiato da mamma. E dopo ci volevano 3-4 ore di sonno. Allora, poi Sabrina dice: Monica, segue le vostre dirette, si è innamorata della lana. Bella, ogni tanto la tengo tranquilla con una vostra diretta. Un bacio alla nostra Sabrina. Allora, grazie a voi per tutte le cose belle. Voi siete la nostra benzina, non nel senso che ci date il carburante fuoco della settimana. Termine sbagliato, no, infatti. Diciamo, siete il nostro carburante, no? Che la benzina sembra. Però niente, siamo molto felici di leggere tutto quello che ci avete scritto. Grazie sempre a voi. Infatti, molto spesso quando mi scrivono su WhatsApp, loro mi dicono grazie, ma io dico no, grazie a voi. E certo, grazie certo. Sempre a voi che ci seguite. Tante idee nascono anche da voi, dai vostri input, ecco, dalle chiacchierate che ci facciamo man mano che parliamo allora, insieme. Ci vediamo la settimana prossima. Che palle, dobbiamo andare a cucinare. È vero. No, mamma mia. Matti è tornato, figlio affamato, secondo sì, me. Va dalla nonna. Ah, va bene, l'hai fatto. La domenica c'è la prenotazione del tavolo a casa di nonna. Vabbè. Sì. Cioè, sì. La domenica è con le nonne, basta, non si può sapere niente. Allora, ragazzi, allora, presso ai figli, mo apro sta parentesi, per carità, già ecco, della vita. Questa è la seconda cosa che ancora non aveva detto oggi, i dopo Megan. No, allora, perché?
uno ieri è venuto tardi. Allora, io sono la classica mamma, almeno per ora, che fa finta di stare sveglia, nel senso che lascio la TV accesa e mi abbiocco, perché non ce la faccio proprio a prendere quel sonno profondo se loro non sono tornati. E quindi guardo la TV, ma un po' dormo. Alla fine mi sono addormentata e non ho sentito mio figlio che è tornato. Quindi stanotte mi sono alzata in preda al panico perché pensavo che alle 3 non c'era ancora, non ci fosse. Quindi già stavo con le palpitazioni, quindi mi sono svegliata. Questa mattina mi sono dovuta alzare alle 6 perché lui doveva partire per andare a fare una giornata sulla neve. Poi l'altro stasera deve uscire e chissà che ora torna perché deve andare con gli amici a ballare. Oh mamma mia, ho detto, come sono stata io una figlia così? Io ero una figlia tranquilla, questi qua stanno sempre per strada. E l'età, crescere, e l'età, l'età non ce la faccio, li voglio di nuovo piccoli, così li tengo al guinzaglio. Si può? Ma io veramente li tenevo al guinzaglio, la gente mi guardava perché li tenevo attaccati qua sotto, li mantenevo con la corda. Non so se ve lo facevate con i vostri figlioli, tenevo tutti e due, li mantenevo così. Anche perché una cosa è da chiarire, i figli di hanno un anno di differenza, quindi erano piccolini entrambi. 11 mesi, quindi vi lascio immaginare. Erano come due gemelli, ma nemmeno, perché peggio ancora. Peggio, ne avevo tipo uno di 10 mesi e un altro di 20 mesi, quindi vi lascio immaginare che cosa significava, ne acchiappavi uno e ne perdevi un altro. Vabbè, però, forse come si dice, non so se dalle parti vostre si dice, perché non ho detto neanche un detto. Vai, dillo ora. Si dice, figli piccoli, guai piccoli, figli grandi, guai grandi. Ah, ok. Oppure figli piccoli, figli grandi, pensieri grandi. E così è, perché poi alla fine, quando sono piccoli, più o meno li tieni sotto controllo. Non li tieni gestiti. Ma che sono grandi, svolazzano. Prendono il volo. Ok, e guai a dire una parola, quindi figuratevi. Cornuto e mazziato, si può dire. Si può dire. Allora, Dina, i figli al guinzaglio, veramente, però non è una cosa che ho inventato io. Non è una cosa da telefono azzurro, eh. Esistono proprio quelle brache, diciamo, con il... Li tenevo imbragati, perché praticamente me li perdevo. E quindi li tenevo col guinzaglio. Una scena orribile da pensare, però è così. E li tenevo così e me li tiravo. Anche perché i suoi correvano, non erano bambini che camminavano. Io me li ricordo da piccolissimi, vedevi ste frecce, fum, due spaghetti impazziti, correvano. Mi ricordo una volta, perché noi abitiamo in una strada chiusa, quindi i bambini, i miei figli, sono stati, come dico io, bambini da cortile, nel senso che hanno avuto il vantaggio, perché è veramente un vantaggio, di crescere un po' giocando giù, no? Oggi i bambini stanno sempre chiusi in appartamento, invece noi abbiamo lo spazio esterno e poi abbiamo questa strada privata, per cui giocavano in bici, no? È una cosa da soli, autonomi, già molto piccoli. Mi ricordo è venuto una volta un mio collega di lavoro, che tra l'altro era uno tutto pipì, tutto attento alla pulizia, alla polvere. Cioè io lo chiamavo Mister A Mucchina, perché appena ti incontrava ti dava la mucchina, ma già molto prima del Covid, i miei figli erano piccolissimi, per cui tu prima di avere qualsiasi contatto fisico ti dovevi disinfettare. Per cui arriva questo signore tutto impettito, tutto ordinato, e arrivano i miei figli in bicicletta, tipo 3-4, questi mostriciattoli con le bici, no, a 3-4 anni, che gli girano intorno alzando un polverone. L'hai fatto morire. Tipo indiani, no? E questo al centro che si è riempito di polvere, poverino. Quindi ho detto, mi dispiace, ho detto, io ho dei bambini da cortile, sono fatti così. E quindi... Come il cane da compagnia e il cane da strada, no? Io ho dei bambini da cortile. Io ho bambini da cortile, mi sono venuti fuori abbastanza. Bambini da cortile ancora peggio da sentire, come quelli da guinzaglio. Poi uno dice che i figli vengono strani, però poi ci stanno pure le mamme che li fanno venire strani. Stanno sempre in mezzo alla strada, ma si chiede perché i bambini stanno sempre. Guarda mia mamma, Anna ha fame. Anna ha fame. Grazie, e deve morire di fame. Megan. Ha mandato il pandoro, quello che piace a me. Sì, allora, lo mangio.
Allora, Dina, anche quando vanno via di casa si continua a essere mamme, sempre. Lo so Sì. perché anche mia madre, anche mio padre, sono stati genitori fino a oggi che ho quasi 50 anni. Allora, la bellezza dell'infanzia in cortile, meravigliosi ricordi, assolutamente sì. Io sono stata molto fortunata ad avere la possibilità di farli sbizzarrire per strada e non dover aspettare tipo la domenica mattina per andare al parco, perché veramente il parco ce l'avevamo in casa e naturalmente vi lascio immaginare tutto ciò che salivano sopra quando li mettevo a lavare nella vasca da bagno usciva l'acqua nera e gli dovevo lavare le ginocchia con la retina Per farli uscire per bianchi. farli uscire bianchi. Quindi ti lascio immaginare con la retina, con le ginocchia Ormai così poi sono pure maschio, più irrequieti ancora, figurati. terribili, terribili, Figurati. però penso abbiano passato una bella infanzia come la passavamo noi, no? Oggi è un po' più raro. Allora, fatta la parentesi dei figli, che mi fanno tribolare, però sono bravi, solo che io sono una mamma ansiosa, Vabbè, ma no? ci sta, Ci secondo me, sta? ci sta. Va bene, Ci sta possiamo benissimo. chiudere questa parentesi, Sì. salutarvi perché Megan ha Ha da mangiare, fame. Megan ha ma fame. tu non te lo puoi, come disse Totò, quando insegnate a cavalla non mangiare il morto, devi mangiare per forza. Perché lei c'ha la pancia piena? Finisce la digestione domani mattina, lei, se tutto va bene. Patatine, pasta ricotta, friarielli, Di tutto e di più. Primo, secondo, frutto, torroncini, dolce. sì, ammazza caffè, caffè. E poi si lamenta. Perché tu c'hai fame? No, no, Hai no. Che hai lavorato? mangiato? Un po' di verdura al lavoro, questo è Vabbè, tutto. ma sei tu che hai mangiato poco, è colpa tua. Vabbè. Va bene, ragazzi, vi auguriamo una splendida settimana, che spunti il sole! Sì, basta pioggia, va bene il freddo, ma basta pioggia, quindi Basta va bene pioggia. così. E un bacio a tutte, ci vediamo la settimana prossima. Voi lavorate alle Vogliamo vedere vostre le vostre borse, le vostre filtro filtro bag. bag e quindi buon divertimento e buon tutto. Un Ciao bacio. ragazze, buona settimana. I bambini da cortile.